Rifisar Infisar di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. In Italia edizione 2013 qui a Verona, e noi siamo presenti a questa fiera mondiale del vino, dove la produzione italiana di vino è alla ribalta veramente di tutto il mondo. Siamo con la FISAR, la Federazione Italiana Sommeliere, Albergatori e Ristoratori, per seguire le varie iniziative che saranno realizzate in questi giorni qui al Vinitaly. Siamo qui nel Salotto del Vino insieme al Presidente Nazionale FISAR, e FISAR è protagonista in questa edizione del Vinitaly 2013. Sì, il Vinitaly è un appuntamento ormai fondamentale per noi che ci occupiamo di vino, per i nostri sommelier. Prima di tutto perché è un'occasione di incontro, per incontrare tutti i nostri associati che vengono al Vinitaly per assaggiare prodotti e poi ci ritroviamo qui tutti insieme. Un motivo per farci conoscere al nuovo pubblico ed un motivo anche per presentare alcuni eventi nei quali siamo protagonisti. Infatti, ecco, ci saranno degli eventi piuttosto importanti in queste giornate. Sì, sono diversi. Beh, il primo ci riguarda direttamente perché siamo qui per festeggiare i 30 anni della nostra rivista Il Sommelier, una rivista che si occupa di enogastronomia, di turismo, e grazie agli amici della Carpenè Malvolti la domenica avremo un appuntamento di così conviviale di brindisi al quale sono invitati associati ed amici. Accanto a questo poi abbiamo due appuntamenti di wine tasting, cioè di degustazione vera e propria. Il primo, come detto, è quello riservato alle donne del vino, organizzato dalla FISAR in Rosa, della quale è responsabile il consigliere nazionale Luisella Rubin. Un evento al quale partecipano sei grandi produttrici di vino con i loro vini passiti quest'anno. Andremo ad assaggiare vini da fine pasto, vini da meditazione. E poi lunedì invece un evento secondo me incredibile, perché abbiamo per la prima volta una riunione dei vini provenienti dall'areale balcanico, una zona che è stata segnata nel recente passato da vicende anche piuttosto tristi, e il vino sta diventando strumento di grande aggregazione tra i popoli, e questa è una cosa veramente molto bella. Sempre qui nel Salotto del Vino ci saranno diversi incontri con i presidenti dei consorzi. Sì, il Salotto del Vino, anche questo è un appuntamento che ormai è diventato annuale, questo è già il quarto anno, è un appuntamento che in pratica segue tutti i giorni della fiera. Abbiamo uno spazio che si chiama proprio il Salotto del Vino, nel quale abbiamo degli approfondimenti, degli incontri con i protagonisti del vino. Quest'anno tocca ai consorzi del vino. Roberto Labachino, che è il direttore della rivista Il Sommelier, intervisterà questi protagonisti e avremo modo anche di approfondire le varie tematiche, le problematiche che in questo momento purtroppo non mancano nel mondo del vino. Buonasera, benvenuti, è un piacere iniziare oggi i nostri incontri al Salotto del Vino. Prendiamo protagonista al vino? Vabbè. Si beve molto bene, ritengo che sia un vino da abbinare con dei piatti. Una domanda scontata ma che stimola la curiosità, penso, di tutti: che cosa c'è nel futuro di FISAR? Nel futuro di FISAR c'è una crescita continua, perché noi stiamo
ricercando una qualità sempre maggiore. La stiamo ricercando perché è quello che le aziende richiedono. Le aziende vogliono figure professionali sempre più adeguate, vogliono dei supporti, delle partnership vere, e noi dobbiamo formare queste persone che le aiutino a proporre i loro prodotti, a seguire il mercato, quindi una formazione che non si ferma soltanto al diploma di sommelier, ma che deve andare oltre, cioè deve essere una crescita e un approfondimento continuo. Nelle prossime puntate di Dispenser TV proseguiremo questo viaggio all'interno di Vinitaly insieme alla FISAR con una serie di appuntamenti importanti. E dal Salotto del Vino è tutto, e vi diamo appuntamento con la nostra trasmissione e con la FISAR al Vinitaly la prossima settimana.